Personalmente ho un brutto presentimento. Non capisco cosa facciamo o cerchiamo di provare. Ma ehi, coi giocattoli che ci ha dato la UAC, non c'è nulla che non possiamo affrontare.
Come richiesto, seguono le mie impressioni iniziali sul mio primo viaggio attraverso il portale. Soldato scelto Frank Sinders. Mi chiamo Ian McCormick e sono un ricercatore specializzato impiegato dalla UAC e Distanza Sua. Il mio lavoro è, o era, quello di assistere il professor Bedler in una serie di esperimenti, anche se nell'ultimo anno ci siamo concentrati quasi esclusivamente sul telescopio. Non so se riuscirò ad andarmene vivo. Così sto registrando questo messaggio per raccontare i fatti, in modo che cose simili non possano accadere di nuovo. All'inizio gli esperimenti di Transport erano incredibili. Stavamo creando una scienza nuova, che avrebbe cambiato il nostro modo di vivere. Ero orgoglioso di fare parte di un progetto di tale realtà e di lavorare con qualcuno di talento come Bedler. Ma già all'inizio, probabilmente prima di completare con successo una dozzina di test, abbiamo notato un ritardo in una variabile di teletrasporto. Gli oggetti vengono scomposti a livello quantico, trasportati e quindi ricomposti. Ogni fase del processo avrebbe dovuto essere istantanea, ma non lo era. E non sapevamo perché. Abbiamo teletrasportato una sonda e le immagini che ci ha trasmesso ci hanno scioccato. Ha elaborato solo qualche fotogramma prima di rientrare, ma in essi c'erano chiaramente come degli occhi puntati verso la sonda. Avevamo appena trovato una creatura vivente, un umano. Petroger inviò immediatamente una richiesta per dei volontari. Voleva espressamente membri della sicurezza UAC, e le sue intenzioni erano di catturare una di queste creature. Ne ho fatte gli errori, ma quello di cui mi vergogno è il mio ruolo nella fase successiva. Per avere l'autorizzazione medica a inviare umani attraverso il teletrasporto, ho falsificato molti rapporti, in modo che mostrassero che avevamo già fatto esperimenti con materia organica vivente. Non me ne sono preoccupato sul momento, ma ai giorni seguenti me ne sono pentito. Il terzo soggetto è rientrato masticando le proprie dita. Era impazzito. Mandavamo squadre almeno una volta ogni due giorni. I gruppi parlavano di esperienze da Inu e di avvistamenti di cose che alla fine ci hanno fatto concludere che questa dimensione non era solo un'altra dimensione, ma qualcosa di infernale, e che le creature riportate non erano che demoni. E poi anche il professor Bedler volle entrare nel portale. Non so cosa gli passasse per la testa. È stato un viaggio non catalogato. È entrato senza che potessimo fare nulla. E quando è tornato, era cambiato. Sembrava lo stesso, ma era, non so, era semplicemente diverso. È stato allora che ha fatto qualcosa di inconcepibile. Ha preso il cubo delle anime, il manufatto scoperto nelle rovine, e l'ha portato nel portale. Gli stabilizzatori hanno smesso di funzionare e si è scatenato l'inferno. Siamo stati degli sciocchi a non distruggere i portali non appena abbiamo capito cosa ci fosse dall'altra parte. Ma Dio, perdonami, è anche colpa mia. Vi prego, qualcuno faccia in modo che non accada di nuovo. Mi spiace. Ian McCormick. Vai alla piattaforma di teletrasporto. Io sono pronto. Processo di decontaminazione avviato. Decontaminazione completata. Buona giornata. Sistemi attivati. Teletrasporto.